Hai mai notato che la maggior parte delle isole sono dei veri e propri paradisi fiscali? Ti sei mai chiesto perché? Scoprilo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela, da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale, con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscali e finanziarie dei miei clienti. Oggi, dato che mi trovo su un'isola, mi è venuto naturale parlare di paradisi fiscali. Per quale motivo le isole, la maggior parte delle isole, sono dei paradisi fiscali? La verità, piuttosto banale, è che a causa della loro natura ultraperiferica, a causa dello scarso accesso a risorse diverse da quelle finanziarie, evidentemente le isole si ingegnano e cercano in qualche modo di attrarre capitali, nella misura in cui probabilmente è l'unica cosa che possono fare trovandosi nel mezzo del mare, molto spesso nel mezzo dell'oceano. Oggi allora andiamo a fare una rapida panoramica dei gruppi di isole per capire che cosa possono offrirci. Partiamo da quelle più vicino a noi, cioè a quelle appartenenti all'Unione Europea, che non sono dei veri e propri paradisi fiscali, ma utilizzati nei giusti contesti possono esserlo. In Unione Europea, appartenenti all'Unione Europea, quindi completamente white, perché sulle white list di tutte le giurisdizioni appartenenti all'Unione Europea abbiamo proprio le isole Canarie, dove mi trovo oggi, abbiamo Malta e abbiamo Cipro, tre isole di più o meno contenute dimensioni, con comunque pochi milioni di abitanti, trovandosi in mezzo al mare è stato concesso la possibilità di utilizzare delle agevolazioni piuttosto importanti. Se andiamo a pensare alle isole Canarie, a cui ti rimando il video precedente, c'è un'agevolazione, la più grande agevolazione sicuramente legata alla non applicabilità della direttiva IVA, che dà grandi margini di pianificazione. Per quanto riguarda Malta e Cipro, a determinate condizioni possono essere utilizzate per portare l'imposizione fiscale fino al 2,5% nel caso di Cipro, fino al 5% nel caso di Malta, quindi va da sé che le agevolazioni non sono neanche paragonabili a quelle del continente. La ragione è proprio il fatto che, avendo accesso a poche risorse, la comunità europea li tollera, perché non possono muovere più di tanto capitali, non possono fare più di tanto, come dire, il loro PIL non può far paura evidentemente per dimensione a quello delle altre nazioni. Il secondo gruppo di isole piuttosto interessante è quello che viene utilizzato invece nell'alveo della protezione patrimoniale. Sono le isole del Canale, le isole della Manica, che appartengono alla corona britannica, e su tutte ricordiamo l'isola di Man, Jersey e Guernsey. Queste tre isole presentano un sistema di bassa tassazione delle persone fisiche, quindi aliquote molto basse sulle persone fisiche, nessuna aliquota sull'imposta societaria, nessuna imposta patrimoniale, nessuna imposta sulle successioni e sulle donazioni, ma la loro particolarità risiede proprio nella possibilità di incorporare cosiddetti trust offshore, cioè delle vere e proprie cassaforti nelle quali conferire tutti quanti i nostri asset e nasconderli agli occhi fondamentalmente di chiunque, di qualsiasi creditore, sia esso un creditore pubblico, un creditore statale, come per esempio il fisco, sia esso un creditore privato. A cosa serve un trust offshore? Beh, la costituzione di un trust offshore presenta una serie di vantaggi rispetto anche all'incorporazione di un trust, per esempio, in Italia, in particolare soprattutto in termini di privacy e di protezione patrimoniale, che sono molto più solide rispetto all'incorporazione di un trust italiano. In alcuni casi, questi trust offshore, fondamentalmente la giurisdizione del trust offshore, quindi l'isola di Man piuttosto che Jersey, piuttosto che Guernsey, non riconosce le sentenze dei tribunali di fonte straniera. Quindi per intraprendere un'azione legale contro questo trust offshore, o meglio contro il possessore del trust offshore nella giurisdizione in cui il trust offshore è incorporato, a volte sono necessari depositi fino a $200,000, quindi questo chiaramente scoraggia qualsiasi tipo di creditore. Il terzo gruppo di isole invece sono le isole caraibiche, quindi British Virgin Islands, quindi Marshall Island, quindi Bahamas, quindi Dominica. Questo insieme di isole, che sono tantissime, come le isole del Canale, vantano più o meno le stesse caratteristiche, cioè imposizione bassa o nulla sulle persone fisiche, imposizione nulla sulla società, possibilità di incorporare International Business Company,
Il più grande vantaggio che danno però è quello della privacy, del segreto e dell'affidabilità bancaria, ed è questo il motivo per cui sono stati utilizzati nel corso degli anni. I fondi di investimento alle Bahamas sono tra i più utilizzati, erano tra i più utilizzati al mondo. Chiaro è che utilizzare queste isole è complesso, cioè sicuramente un trasferimento di residenza deve essere un atto studiato, perché sto andando a trasferirmi in uno stretto lembo di terra, potrebbe non essere un paradiso poi nel lungo periodo, però al di là di questo è possibile sicuramente inserirli all'interno di strutture più o meno complesse di pianificazione fiscale, ma non è banale perché sono tutti blacklisted, lasciatemi passare il termine volgarmente detto. Vuol dire che accendono alert, spie e soprattutto accendono normative antiabuso quando chi le usa risiede fiscalmente residente o le sue società a cui è concatenata una società in ciascuna di questo gruppo di isole risiede in territori appartenenti o all'Unione Europea o a paesi OCSE o comunque a paesi dove c'è una tassazione piuttosto elevata. Quindi è necessario sempre e comunque affidarsi ad un professionista. Se questo video ti è piaciuto, ti prego di cliccare like e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, per rimanere aggiornato alle notifiche. Se sei interessato a schemi di pianificazione fiscale complesse e vuoi sapere come utilizzare le tue isole per segreti bancari o per la costituzione di trust offshore, e allora ti rimando al link in descrizione. Prenota una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.